Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Subito un grandissimo like sia per la classifica generale in cui sono rimasto primo e terzo, e sia per voi per farvi vincere in questo turno di Fantacalcio. Lasciate un like che porta un bene pazzesco. Altra cosa, ragazzi, vi avevo detto che avrei fatto un unico video in questi 2 giorni di turno infrasettimanale, e invece ve li faccio tutti e quattro. Quindi sostenetemi con i like e iscrivetevi al canale se già non lo avete fatto. Quindi vi dico subito, nei commenti che metterete sotto questo video risponderò solamente a chi mette un ballottaggio di massimo due nomi. Non mi scrivete tutto il centrocampo, tutta la difesa, tutto l'attacco, in qualsiasi video, solamente se avete un dubbio. Tizio o Caio? Se mettete più nomi, ragazzi, non riesco a rispondervi perché il tempo è poco, farò 4 video come vi ho detto, quindi e poi al massimo venite in live questa sera, ore 21, comincia la live per i fantaconsigli della 32esima giornata. Quindi il massimo supporto ve lo do. Però nei commenti, se riesco, rispondo al massimo a chi mi mette un ballottaggio così, diversamente non riesco. Quindi mi raccomando, andate subito a cliccare subito un like e attivate la campanella sulla live di stasera, ore 21, così non vi perdete la live, potete fare tutti i dubbi e i ballottaggi che avete, me li potete mettere lì. Non perdo altro tempo, vado subito a trovare i nomi. Prendo il quaderno che li ho scritti. Allora, il primo portiere che ho voluto mettere tra i consigliati è quello. Questo me lo rischio subito. Gollini. Gollini lo metto perché Juve-Atalanta è stata una partita in cui l'Atalanta ha rischiato veramente poco. Gollini il suo l'ha fatto. Ha portato a casa un clean sheet, diciamo uno dei pochissimi che ha portato un clean sheet questa settimana, e quindi me lo rischio con la Roma, anche perché la Roma, secondo me, non punta più alla Champions League perché ormai è andata. Anche l'Europa League, secondo me, si fa difficile, e quindi la testa è sicuramente alla semifinale col Manchester United. Quindi poi l'Atalanta mi sta piacendo un sacco, quindi Gollini ci perdo poco tempo. Rientra anche Romero, ci perdo poco tempo. Gollini lo voglio mettere fra i tre consigliati di giornata. Il secondo nome che ho voluto mettere è quello di Udinese Cagliari, Musso. Il Cagliari ha bisogno disperato di punti. Però l'Udinese dietro è solida, gli manca Rodrigo De Paul, quindi sarà un centrocampo ancora più muscolare. Quindi mi rischio Musso. L'Udinese è salva praticamente, però voglio rischiare questa settimana i portieri. Mi rischio Musso, mi rischio Musso. Non perdo neanche tantissimo tempo perché voglio fare un video relativamente breve per farne più di uno. L'altro nome in porta che ho voluto mettere è quello del genovano Perin. Anche col Milan, ad alcuni l'avevo consigliato se avevano ballottaggi tostissimi. Alla fine 2 gol questa settimana li ha presi dal Milan, però non è malissimo perché ci sono stati portieri che hanno preso anche 3, 4, 5 gol. Alla fine il clean sheet l'ha fatto Gollini e pochi altri. Quindi forse l'unico è stato Gollini. Sì, se non sbaglio, l'unico Gollini. Quindi Perin alla fine questa settimana era ottimo nonostante c'era Milan-Genoa. E quindi Genoa-Benevento me lo rischio. Il Benevento ha fatto una buona prestazione tutto sommato con la Lazio, in cui diciamo ha fatto 3 gol, però il Genoa dietro secondo me è una squadra solida, con Ballardini hanno ritrovato una certa solidità difensiva. Perin sta facendo bene, quindi come terzo nome può essere veramente ottimo. Quindi Perin terzo e ultimo consigliato in porta. Passiamo ora ai difensori. Il primo che ho voluto mettere è un mio pupillo, anche se quest'anno non sta facendo benissimo, però ieri ha fatto bene, ed è quello di Christian Ansaldi. Lo metto perché il Torino ha un bisogno disperato di punti.
Anzi, diciamo ora con la vittoria di ieri, un po' meno, però ancora deve fare punti. Deve fare punti mentre il Bologna è salvo. Quindi Ansaldi, secondo me, è un nome che si può rischiare questa settimana per chi ce l'ha. Ha fatto una bella prestazione ieri con la Roma, è stato uno dei migliori in campo insieme a Ronaldo o Rolando, come ho detto ieri, Mandragora, anzi l'altro ieri quando ho fatto il video. Quindi Rolando Mandragora l'avevo consigliato perché vi avevo detto che poteva fare assolutamente bene. In Gazzetta addirittura ha preso 8. Con Nicola stanno giocando bene, giocano bene, hanno voglia, hanno fame, quindi me ne volevo rischiare uno. Mi rischio Ansaldi. Secondo me può fare bene sia in termini di assist. Questa settimana potrei anche aspettarmi un gol. Quindi se lo avete Ansaldi è sicuramente un consigliato. Secondo nome. Ieri mi è piaciuto nonostante abbiano perso. De Ligt, provo lui. Provo lui, l'ho visto bene nei corner. Arrivavano sempre dalle sue parti. Non è riuscito a fare gol. Però ci è andato tanto vicino. Quindi De Ligt, se lo avete, può essere un ottimo nome questa settimana. Magari in un corner o in una punizione di testa ve la butta dentro. In Magic Gazzetta, perché quello diciamo che io controllo tutto, voto 6 e mezzo nonostante abbiano perso. Quindi anche in fase difensiva ha fatto bene. Con Chiellini sono riusciti a limitare Duván Zapata, che non è facile perché è veramente in forma. E quindi secondo me è un ottimo nome da spendere questa settimana. Probabilmente qua porta Pellè, ma potrebbe essere Cornelius, diciamo il suo sfidante. Però uno che se sono riusciti a limitare Duván Zapata, ce la possono fare anche con Pellè o Cornelius. Quindi De Ligt, secondo nome tra i difensori consigliati. Andiamo sempre un po' a diminuire di importanza, ci ho voluto mettere un altro Atalanta, Rafael Toloi, ex di Roma Atalanta. Questo è un nome che può essere buono al fantacalcio. Qui lo porta in ballottaggio, ma col bisogno di punti che ha la Dea, secondo me gioca. Quindi io lo metterei e confido in un bonus. Oltre che magari vedo l'Atalanta vittoriosa a Roma. E quindi magari già se avete il modificatore vi può portare un buon voto. Quindi Toloi può essere quello che magari avete il dubbio se metterlo o meno perché la partita è una partita di una certa importanza. E quindi lo metto per dirvi ragazzi, se non avete una difesa proprio chissà quanto top, Toloi va messo. L'Atalanta ha ottime possibilità di vincere quest'altra partita, quindi sicuramente un nome di quelli che si può rischiare. Anche ieri non ha fatto malissimo, quindi mi piace questa giornata. Da ex poi me lo rischio. Ora andiamo proprio su due scommesse, quelle se le prendi diventi famoso su YouTube. Questa settimana oltre che vi ho detto Mandragora ha preso un buon voto a centrocampo, abbiamo beccato sia Darko Lazovic, che era un nome già non facilissimo da mettere tra i consigliati, ma soprattutto nel Cagliari abbiamo beccato Marin. Se andate a rivedervi i pronostici per quella partita, oltre al gol di Marin, abbiamo beccato anche over di 4,5 di cartellini. Vi avevo detto che con un'incursione poteva fare gol alla fine. È stato un po' quello, quindi sono contento quando magari se becchi quel giocatore così un po' strano e più ti dà più soddisfazione perché magari consigliare De Paul che abbiamo messo in top 11 magari è più può essere più semplice. Quindi direi di passare ai nomi. Allora ci ho messo come quarto nome quello di Augello in Crotone Sampdoria. Può fare bene perché alla fine è un difensore di spinta. Il Crotone, come vi dico sempre, subisce tanto. E quindi un Augello, secondo me, potrebbe essere un nome spendibilissimo questa settimana. Anche perché dalla sua parte ci dovrebbe essere Molina, che non è
chissà quale giocatore. Augello in fase di spinta è molto forte, magari forse un po' meno in fase di difensiva, anche se devo dire sta migliorando tantissimo con Ranieri, e quindi mi rischierei lui. Se lo avete, secondo me è un buon nome, magari può portare anche qualche bonus. Quindi assolutamente può essere un ottimo nome, soprattutto se giocate a 3. Se giocate magari senza modificatori di difesa, può essere veramente un nome da consigliare questa settimana. Ora il nome che nessuno su YouTube potrebbe consigliarvi, ma a me piace rischiare sempre almeno un nome di quelli particolari. Andiamo nell'Udinese. Mi voglio rischiare questa settimana il tutto per tutto con Samir. Ragazzi, questo ovviamente è un nome da prendere con le pinze. Non so in quanti potrebbero avere il buon Samir in squadra, diciamo, però me lo voglio rischiare perché è uno di quelli che di testa l'ha messa spesso dentro. Poi diciamo che l'Udinese è vero che ha meno bisogno di punti del Cagliari. Però mi aspetto magari una prova buona. Lui in difesa il suo lo fa sempre. Vi avevo consigliato Newiding a moltissimi, soprattutto se avete il modificatore di difesa. Settimana scorsa 6 e mezzo. Quindi anche lui potrebbe essere un nome da consigliare. Però Newiding magari chi ce l'ha lo mette perché sta facendo veramente bene. Una media voto alta. Mentre magari Samir potrebbe essere quel nome che nessuno calcola, che nessuno se ce l'ha magari non lo mette, e allora dico io me lo rischio per vedere magari di prendere un nome, perché non voglio mai mettere nomi scontati, perché magari i nomi scontati vanno in top 11, credo che secondo me possa fare benissimo, e quindi mi sono voluto rischiare Samir. Con questo ragazzi vi ricordo, lasciate un like a questo video, i like sono importantissimi e vi portano alla vittoria perché i like portano bene. Altra cosa ragazzi, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, mi raccomando, e andate a lasciare un like o attivate la campanella nella live di stasera, ore 21. Sotto questo video commentate solamente con due nomi nel ballottaggio. Se mettete quattro nomi, cinque nomi, ragazzi, non vi posso rispondere perché il tempo è veramente poco. Con questo è veramente tutto. Ciao ragazzi!